amici della notte. Con questa puntata concludiamo la stagione invernale. Ci aspetterà una stagione estiva sicuramente divertente, interessante e hot, hot, hot. Molto caldo. Ora vi porto al bar del Pontile a Vasto Marina. Andiamo a salutare Francesco e i suoi amici. Là seguiamo un concerto di Microchip Emozionale, una cover band vastese di Subsonica. Poi facciamo un salto alla Movida della Noche. Là ci aspetta un grande evento perché c'è un grande concerto del gruppo Tra Palco e Realtà, una cover band di Ligabue che suona insieme con il chitarrista originale di Ligabue, Federico Poggipolini. Buon divertimento! Del jet set vi aspetta alla Villa Paraiso a Petacciato. Però per ora andiamo a ballare fino all'alba. Buon divertimento! Siamo al Jet Set a Termoli. Oggi c'è l'ultima notte qui al Jet Set prima che andiamo nella stagione estiva. Qui con me Walter Cordisco, uno dei collaboratori dello staff Divina Commedia. Buonasera. Buonasera.
Walter, spiegaci com'è andata la stagione invernale qui al Jet Set. Beh, la stagione direi è andata molto bene, più di quello che ci aspettavamo. È stato comunque un successo sotto tutti i punti di vista. È partita un attimo improvvisata, con dei buchi all'interno dello staff, poi si è un attimo formato il tutto e è stato comunque un successo in tutti i sensi. E gli amici della notte, che cosa si possono aspettare della stagione estiva? Ho visto che fra poco, il 28 maggio, sarà l'inaugurazione di un nuovo locale. Spiegaci che cosa possiamo aspettare. Sì, diciamo che il Jet Set, vabbè, saluta comunque tutti i nostri clienti e fans, e comunque riaprirà sicuramente nell'inverno. Noi ci sposteremo tutti quanti a Villa Paraiso, a Petacciato. Diciamo che è il locale che ha dato luogo, diciamo, cioè, ha dato inizio a tutto questo nostro staff unito di una certa importanza. Niente, apriremo il 28 maggio, sabato prossimo. Sicuramente sarà un'estate da delirio, sarà un'estate di un grande successo. Sicuramente ci siamo anche noi per l'inaugurazione e vi facciamo vedere come vanno le cose, come questo nuovo locale. Walter, che genere di musica possiamo aspettare alla Villa Paraiso? Allora, innanzitutto vi comunico che gli organizzatori sono Pino Sciarretta, Gabriele Curella, Marco Pietropaolo, loro sono comunque a Sore Paco, sono comunque quelli che si occupano dell'organizzazione totale. Poi ognuno di noi ha un ruolo in particolare. Hanno deciso di affidare la pista di giù, che sono due ambienti totalmente diversi. La pista di giù sarà prettamente latina, caraibica, quindi salsa, merengue e bachata, con degli organizzatori, delle persone con cui collaborano con noi da tanti anni, persone di fiducia e amici. La pista di su sarà il genere jet set, quindi discoteca, house tra virgolette, revival in generale. Una clientela, cerchiamo di ottenere una clientela di un certo livello, di una certa presenza, e speriamo di offrire il meglio per tutti quanti, diciamo. Speriamo di fare bella figura. Saranno anche qualche ospiti speciali? Segno interrogativo, c'è qualcosa in progetto, c'è qualcosa già di, diciamo, segnalato e fermato, però non posso dire nulla, perché non è nulla di certo, quindi tutta una sorpresa. Tutta una sorpresa. Bravo. Ti ringrazio, noi adesso ci vogliamo divertire qui al Jet Set, l'ultima notte della stagione. Poi ci vedremo tutti alla Villa Paraiso. Della notte. Ci aspetterà una stagione, le serate eccezionali, credo proprio, e vi aggiorniamo su tutti i hotspot dei locali della nostra zona e per ora però vi auguro una buona notte. Gute Nacht, Freunde.